Benvenuti nella cucina della Grande I, sono Marco Inzoli. Oggi vedremo insieme la ricetta che ci ha proposto la signora Gianangela. Si tratta di una tartare di salmone al mango. Vediamo subito come realizzarla. Allora, abbiamo del salmone e anche in questo caso vedremo qualche piccolo accorgimento per migliorare la ricetta. Prendiamo il nostro salmone, lo andiamo innanzitutto a dividere, è già stato spinato, e una parte la andiamo a tagliare a striscioline piuttosto fini, dalle quali poi ricaveremo la nostra tartare. Abbiamo triturato la nostra tartare, come vedete è sufficientemente grossa per poterne sentire la grana, la trasferiamo in una ciotolina. Per accompagnare la nostra tartare sempre con gli stessi gusti e la stessa marinatura, taglieremo il restante salmone a fettine piuttosto sottili. Trasferiamo quindi anche le nostre fettine accanto alla tartare perché andremo a marinarle assieme. Vediamo come realizzare il condimento. Aggiungiamo del miele d'acacia assieme a della salsa di soia, al succo del lime che è molto più profumato e soprattutto ha un'acidità inferiore rispetto al limone, una bella macinata di pepe, olio extravergine d'oliva. Andiamo quindi ad emulsionare il tutto. Andiamo ad aromatizzare il pesce con dell'aneto. Prendiamo dell'aneto fresco, lo trituriamo e lo aggiungiamo sul nostro pesce assieme ad una grattugiata di scorza di lime. Andiamo a mescolare i nostri ingredienti. Bene, dopo aver aggiunto la componente aromatica di erbe e di scorza di lime, andiamo a versare un po' del nostro dressing sopra il salmone. Lo mescoliamo ed inizierà così la marinatura. Prendiamo il mango. Ecco, utilizziamo del mango sempre che sia il più maturo possibile. Ne tagliamo alcune fettine molto sottili. Lo andiamo a pelare e andiamo a fare una tartare anche con il mango. Bene, ora che abbiamo pronta anche la nostra tartare di mango, l'andiamo ad aggiungere al dressing così che marini leggermente e prenda un po' di sapore, di sapidità anche lei. Mescoliamo il tutto e andiamo ora a comporre il nostro piatto.